La storia di Borsellino ha inizio a Pecetto di Valenza, una piccola cittadina che si trova vicino ad Alessandria. La particolarità dell'azienda è poi che il processo produttivo è rimasto inalterato e invariato nel corso degli anni e quindi da 160 anni i cappelli vengono prodotti sempre seguendo gli stessi passaggi. La prima delle fasi del processo produttivo per creare un cappello Borsellino è il trattamento della materia prima. Nella fase di imbastitura viene inserito un cono forato all'interno di un macchinario. Questo cono ruota e al centro del cono vi è dell'aspirazione. Al di sopra del cono viene fatta cadere la materia prima a pioggia, creando una cloche. Successivamente dovrà subire delle fasi in cui verrà ristretto e reso più consistente. Dopo questi primi passaggi, la cloche deve subire un primo visitaggio. La cloche viene passata sopra un tavolo retroilluminato e in controluce si verifica che la superficie sia omogenea. La nostra cloche è ancora di colore naturale e deve essere quindi tinta e viene lasciata in ammollo dalle 2 alle 4 ore a seconda del colorante utilizzato. Le fasi successive sono le fasi vere e proprie dell'infeltrimento e consistono in movimenti meccanici di pressione e momenti di bagnaggio in acqua calda a 100 gradi in cui la cloche deve restringersi. Tutte le sere tutte le cloche lavorate all'interno dell'azienda vengono riposte in un grande sigatoio dove rimangono per tutta la notte ad asciugare all'incirca la temperatura di 40 gradi. Una volta trasformata la cloche in cappellina, bisogna determinare una taglia di questo cappello. A questo punto la cappellina viene inserita a testa in giù nel macchinario e al centro della testa viene pressato un calco in alluminio a seconda della circonferenza che dovrà avere. Una delle prime fasi di rifinitura del cappello è la flambatura, che avviene attraverso l'utilizzo del fuoco, della fiamma. Il cappello viene passato proprio direttamente sulla fiamma viva in modo da eliminare il materiale in eccesso. Una volta rasato il cappello, bisogna procedere con l'informatura per determinare la forma della testa a seconda del modello finale. Il bridaggio avviene attraverso l'utilizzo di un macchinario che lavora ad alte temperature. Per questo, prima di iniziare l'operazione, l'artigiano deve inumidire il bordo dell'ala per favorirne la stiratura. A questo punto arriviamo alla fase di finissaggio che riguarda l'applicazione di tutti i dettagli che vanno a creare il modello finale del nostro fedora. Passiamo al marocchino, che è la fascia di pelle che viene inserita all'interno del cappello, per finire con la fascia, il canneté esterno ed il fiocco. Tutti gli accessori che vanno a caratterizzare il cappello Borsellino sono logati con marchio impresso con foglia d'oro 24 carati. Borsellino deve appunto il suo successo all'intuizione che ha avuto nel creare una forma adatta a seguire le regole del bon ton dell'epoca, quindi della fine dell'Ottocento, che imponevano di togliersi il cappello di fronte a una signora. E questo è diventato il cappello per antonomasia, e infatti Borsellino ha ottenuto anche una posizione all'interno del dizionario Oxford e viene indicato come la forma di quel determinato cappello. L'unicità del cappello Borsellino sta nella qualità del prodotto stesso e nel modo in cui viene creato, ovvero l'utilizzo di 52 passaggi, 52 paia di mani che toccano il cappello dall'inizio alla fine e determinano un prodotto di altissima qualità. E questo è il nostro valore aggiunto.